prepariamo la merenda paradiso. Iniziamo dal preparare le basi del pan di Spagna. In una planetaria oppure in una ciotola mettiamo le uova, che andranno montate con lo zucchero. Iniziate a montare a velocità massima. Quando si saranno ben mescolate tra loro, iniziate ad aggiungere lo zucchero. Dopodiché lasciate montare fino ad ottenere una spuma chiara e gonfia. Sistemate un setaccio o un collino a maglie strette sulla ciotola. Aggiungete la farina, la fecola di patate e il lievito. Setacciate poco per volta e mescolate con una spatola a mano dal basso verso l'alto, cercando di non smontare il composto di uova e zucchero che abbiamo precedentemente ottenuto. Fate poco per volta, altrimenti si creeranno delle sacche di farina e questo potrebbe compromettere la riuscita della ricetta.
terminato di aggiungere le farine, andiamo a foderare una teglia a bordi bassi con della carta da forno che ho precedentemente bagnato. In questo modo si sistema per bene su tutta la teglia. Andiamo a versare l'impasto che abbiamo ottenuto e livelliamo bene. Nel frattempo il forno si sta scaldando a 200 gradi, perché poi questo dovrà essere cotto per circa 7-10 minuti, dipende dal forno. E mentre la nostra base si cucina, andiamo a preparare la crema. Versiamo la panna in un contenitore con cui andremo a montare con una frusta elettrica. Adesso che la panna è montata, in una ciotola versiamo il latte condensato. Thank you.
Uniamo la panna poco per volta mescolando dal basso verso l'alto, cercando di non smontarla. Questa volta ho usato una panna fresca. È il composto sicuramente più morbido, quindi crea un po' più di difficoltà. Per una riuscita eccellente con una crema ferma dovreste usare una panna vegetale. In questo modo sarà molto più consistente e ferma. Però io amo la panna fresca e sicuramente il sapore ne ripaga. Ottenuta la crema, io la metto in freezer finché il pan di spagna sarà freddo. Quando il pan di spagna preparato precedentemente sarà freddo, prendiamo un metro e iniziamo a prendere le misure. Prima lo tagliamo a metà. Queste due metà verranno poi sovrapposte. Una delle due metà che abbiamo ottenuto precedentemente viene spalmata della crema. Livellate bene e poi sistemate la seconda parte sopra. Rifilate il bordo che è un po' imperfetto, così fate un assaggio, e poi
fate riposare in freezer per 30 minuti, dopodiché ricavate nuovamente la metà dei due lati e poi dal lato più lungo dividete in tre parti le metà ottenute, in modo da ottenere così 12 porzioni che poi andranno spolverate di zucchero a velo e poste in frigorifero fino alla consumazione. Durano anche 48 ore in frigorifero coperti da una pellicola e in estate, vi do una chicca, potete metterli in freezer. Noterete che il pan di Spagna non diventerà duro ed è come mangiare dei gelatini. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità.